Bene, no, grazie a voi, grazie a Don Mirko di questa occasione qua. Naturalmente gli ho detto di sì soltanto perché sapevo che era inutile dirgli di no, quindi non è che ci sia proprio un gran merito, l'amicizia quella c'è tutta, ma c'era anche molto realismo nella cosa. E oltre al realismo c'era l'idea, la soddisfazione di poter parlare di una cosa che mi è cara, che conosco abbastanza bene e che mi fa piacere riuscire a raccontare che qualcosa sulla figura di Papa Giovanni. Figura che è rimasta incastrata per la maggior parte di noi, sia sul piano ecclesiastico, sia sul piano della ricerca storica, è rimasta incastrata nella melassa. È un uomo che molto rapidamente è stato caramellato, non è anormale per i papi, noi fra poco a maggio assisteremo, perché si fa in latino l'operazione, alla caramellazio di Papa Wojtyla. Ne abbiamo viste già parecchie di caramellature. Quella di Papa Giovanni era una caramellatura molto facile, iniziata quando lui era vivo, attorno a questa espressione nota a tutti del Papa buono. Dove Papa buono voleva dire che era buono, ma. Papa buono, ma. Buono, ma un po' ingenuo, buono, ma un po' molle, buono, ma anche fortunato a morire in tempo. Perché non gli è toccato vedere la parte difficile del film, il secondo tempo del concilio, il mondo che cambiava alla fine degli anni 60 e che avrebbe senz'altro deluso quell'altra cosa molto superficiale che si dice di lui, che è quella del suo ottimismo. Allora io parto dalla fine, così è tutto più chiaro. Io penso che nella Chiesa Cattolica ci siano, quasi tutti i papi vadano bene, la maggior parte siano utili e che ce ne siano però pochi che hanno segnato, non per scelta loro, ma perché gli è capitato di vivere in un momento molto particolare, di vivere un grande cambio epocale della storia cristiana. Proprio non quelle cose che dicono i politici, che ci sono grandi cambi ogni 15 giorni, o che dicono i professori di scuola che hanno grandi cambi ogni 300 anni, ma proprio i grandi cambi di cultura cristiana totale, complessiva, i grandi momenti nei quali l'esperienza di fede è stata in grado di interpretare e dominare il cambio del tempo. Ci sono molte situazioni in cui l'esperienza cristiana è in grado di interpretare, ma non di dominare, il cambio del tempo. Ne abbiamo alcuni molto vicini a noi che ci possiamo anche ricordare. Pensate alla Rivoluzione francese, alla fine del 400, all'umanesimo, a tanti momenti in cui la Chiesa è stata in grado di interpretare quello che accadeva, ma non di dominarlo. Ci sono stati momenti in cui è stata in grado di dominarlo, ma non di interpretarlo. E sono stati momenti della crisi, della difficoltà, della deformazione della Chiesa. La deformazione è quella cosa che chiama la riforma. Ci sono stati alcuni papati che invece hanno coinciso col momento in cui il cristianesimo è stato in grado di interpretare e dominare il grande cambio epocale. E io, può darsi che mi sbagli, però penso che ce ne siano stati due di questo rango, che sono Gregorio Magno e Papa Giovanni. Gregorio Magno, 13 secoli prima, quando finisce quel mondo contro il quale la Chiesa aveva combattuto, il mondo del potere romano, che poi aveva conquistato, che poi aveva sacralizzato, che poi aveva fatto suo, e a un certo punto quel mondo lì annuncia che è finito. E la genialità di Gregorio Magno, la grandezza di Gregorio Magno, è farsi venire in mente che la spiegazione di questo grande cambio, che è la fine del mondo romano, è scritta nel libro di Ezechiele. E che la si può cogliere leggendo il libro di Ezechiele insieme al popolo.
C'è un'espressione che Gregorio Magno usa nella interpretazione di quella figura delle ruote del profeta, dove dice, formula questo principio: divina eloquia cum legenti crescunt. Le parole divine crescono con chi le legge. Perché bisogna leggere la scrittura? Perché Dio ha scritto 100 milioni di anni fa le cose che sono rimaste tali e quali oggi? Perché io possa aprire la Bibbia a casa, pagina 711, per sapere come mi andrà la giornata? No, devo leggere la scrittura perché nel dialogo con la parola io sperimento delle cose, dei significati addirittura, che crescono con chi le legge, con chi vi si applica. Quando sta per morire, nel maggio del 1963, un giornale della destra romana, che fa riferimento al Sant'Ufficio, Il Quotidiano si chiamava, pubblica un articolo, probabilmente scritto dal segretario del Sant'Ufficio, che era Ottaviani, che attacca violentemente il Papa che sta morendo. Il Papa è a letto con un tumore del piloro che è andato in emorragia, è una cosa che hanno avuto tanti dei suoi fratelli e delle sue sorelle, sa benissimo come andrà a finire. E pubblica un articolo nel quale si dice che con la pace in terris, no, con quella distinzione fra i movimenti politici e le ideologie e i movimenti politici concreti, con quell'idea della dignità della persona umana, della parità fra l'uomo e la donna, il Papa ha cambiato il Vangelo. E Papa Giovanni, che non sempre poi proprio così buono come dicono, si risente e detta a Monsignor Capovilla una frasina che a me è sembrato giusto mettere nel suo giornale dell'anima, come ultima pagina del giornale dell'anima, dove dice: non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderlo meglio. Non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderlo meglio. Che mi ha sempre colpito perché lui conosceva bene quel testo di Gregorio Magno, e il richiamo esattamente alla stessa cosa di Gregorio Magno, cioè come fa la Chiesa a interpretare e a dominare i grandi cambi epocali del mondo? Lo fa con la forza delle armi, con le cannoniere targate Vaticano? Lo fa con l'astuzia della politica? Lo fa a soldi, come si fanno le cose di questo mondo? No. Lo fa scoprendo nel tesoro della parola delle cose che prima non aveva mai capito, che c'erano già ma che non erano comprensibili, non erano state capite. Da questo punto di vista, secondo me, riflettere su Giovanni non è mai sbagliato, non per un motivo sentimentale, ma per questo motivo, perché noi siamo ancora dentro quel grande cambio epocale, dobbiamo ancora vedere la fine di quel giro che il mondo aveva incominciato a prendere. Era incominciata allora la decolonizzazione. Adesso a qualcuno gli piacerebbe anche rifare un po' di colonie in Libia, però è un vento che ha cambiato davvero il disegno del mondo. Una parte di quel grande spostamento del baricentro del pianeta dall'area atlantica all'area dell'Asia, e non è solo un cambiamento demografico, è un cambiamento che è iniziato allora. Il mutare del panorama internazionale, nel quale si aveva la sensazione che si dovesse smettere di continuare a produrre armi atomiche in vista di una guerra atomica che sarebbe cancellati via tutti, è una cosa che è iniziata allora. Quindi tornare a riferirsi a Giovanni in questo grande cambio di cui noi siamo ancora un pezzo e una parte, secondo me è estremamente, estremamente utile. Partendo da questo punto che vi dicevo, cioè la caratteristica principale di questo uomo è la capacità di riuscire a capire che nel Vangelo ci sono delle cose che ci devono ancora dire tutto di se stesse, ci sono delle parole che ci devono ancora parlare, e che se noi non remuneriamo con una dovuta applicazione non ci diranno granché.
L'enciclica di cui parlavo, la Pacem in Terris, uscita l'11 aprile del 1963, era una di quelle in cui c'era una cosa di questo genere. Faccio avanti l'enciclica Pacem in Terris, lei comincia a scrivere e a pensare dopo l'ottobre del 1962, quando c'è stata la crisi di Cuba, gli americani scoprono delle rampe sull'isola di Cuba, pensano che delle navi stiano portando dei missili da mettere sulle rampe di Cuba, bloccano l'isola minacciando la guerra nel caso che le navi continuino ad andare avanti e si arriva a 3 ore e 40 dalla terza guerra mondiale. Se ci fosse stata la terza guerra mondiale, allora io sarei morto da piccolo e voi da meno piccoli. C'era un calcolo fatto dal principale consigliere per la sicurezza nazionale di John Fitzgerald Kennedy, Arthur Schlesinger, che aveva fatto il calcolo di come andava: 1,5 miliardi di morti, vittoria americana. 1,5 miliardi di morti, vittoria americana. La crisi si ferma per un pelo, Papa Giovanni ha un ruolo importantissimo nella fine della crisi e pensa all'idea di scrivere un'enciclica sulla pace. Vado a scrivere al rettore del Laterano, Monsignor Pavan, che lo ha già aiutato per la Materia Magistra, e il testo che viene fuori lo discutono un pochino e poi viene fatto leggere ad alcuni consultori. Uno di questi consultori dice che il testo non ci va abbastanza bene come enciclica. C'è una parte che lui toglierebbe, questa parte effettivamente sarà tolta, che era un paragrafo sull'obiezione di coscienza. La cosa che negli anni successivi avrebbe tormentato Gozzini, Don Milani e tante persone, nessuno ancora lo sapeva. Ma c'è un passaggio che manda uno di questi consultori, Monsignor Ciappi, fuori dai gangheri. Ed è il passaggio nel quale si dice che nella famiglia l'uomo e la donna hanno la stessa dignità. Il Monsignor Ciappi va fuori dai gangheri perché dice, dunque, noi abbiamo quintali di magistero che dicono che la donna è sottomessa all'uomo, massimamente nella famiglia. Nel convento può essere sottomessa un'altra donna, ma in famiglia è sottomessa un uomo, non ci piove. Come facciamo a sbrogliarcela con un magistero che dice il contrario? Magistero vero, autenticissimo, papi su papi, non si può più dire adesso papi su papi, insomma, pontefice dopo pontefice, ecco come si dice adesso. No, che avevano tutti firmato delle cose solennissime per dire che non si poteva fare. All'inizio del secolo il codice civile francese viene ritenuto come uno dei grandi abomini del demonio perché stabilisce in maniera non esplicita la subordinazione della donna all'uomo. Si dice che è subordinata ma che ha anche dei diritti. E il papato di allora, Pio IX, Leone XIII, Pio X, lo dicono molto chiaramente che se si fa così si va incontro al disastro. Questa sarà l'Apocalisse. Papa Giovanni non corregge neanche una riga di quel testo, perché ce l'aveva col magistero precedente? No, perché era necessario dire qualcosa di diverso per riuscire a dire la verità. Era necessario dire qualcosa di diverso per riuscire a dire la verità. Questa cifra sarà una cifra importantissima del suo pontificato ed è una cifra importantissima per la Chiesa oggi. Per la Chiesa oggi. Perché ancora oggi uno dei grandi, il più grande forse, dei falsi problemi in cui il cattolicesimo si arrotola e si avvita è appunto quello della questione della continuità, della discontinuità, del quel che è stato detto, dell'allora come si fa, ma c'è un nel Denzinger, c'è una righina che dice una cosa e allora bisogna fare in modo che tutto il magistero ritorni sempre a dire la stessa cosa anche quando ha detto cose diverse. Quel problema che lì si poneva era il problema di rendersi conto che era girato un mondo e che dunque per dire la stessa cosa di prima in un contesto diverso bisogna dire cose diverse. Perché se si continuava a dire la cosa di prima in un contesto diverso, in realtà lì sì che si faceva un'opera di tradimento e si diceva qualcosa che era contro il Vangelo e contro la verità. Perché Papa Giovanni era fatto così? Perché gli era venuta in mente questa idea, no?
di quella cosa che lui, in una delle parole italiane che è entrata in tutte le lingue del mondo, che lui chiamava aggiornamento. Che lui chiamava aggiornamento. Quest'idea che il cattolicesimo avesse una grande responsabilità di autoriforma, di rinnovamento di se stesso, da dove gli veniva? Sul perché ci sono perlomeno tre spiegazioni in commercio. Una spiegazione la trovate anche facilmente su internet, su tutti i siti lefebriani. Faceva così perché era l'anticristo, semplice, era un demonio, un massone, un comunista. C'è un libro che si chiama Nikita Roncalli, per dimostrare che Papa Giovanni c'ha dei traffici inconfessabili con i nemici della Chiesa. E dunque, volendo fare davvero il male della Chiesa, le ha fatto l'unica cosa che la poteva distruggere, cioè ha messo in moto quel guazzabuglio che è stato il Vaticano II. Se nel 58, anziché morire il cardinale Costantini, fosse morto, lui le cose sarebbero andate molto meglio per tutti. Se avessero fatto Papa Giuseppe Siri, sarebbe stato un trionfo. Si chiamava Pio XIII, sarebbe morto nell'88, poi sarebbe stato Pio XIV, adesso saremmo verso Pio XV, più o meno. Sarebbe stata una meraviglia. È una spiegazione un po' aggressiva, non particolarmente rilevante, però ve la notifico, c'è questa qua. C'è un'altra spiegazione simmetrica a questa, che è quella che dice che proprio Giovanni sì, era un diavoletto, ma era un pesce rosso che nuotava nell'acqua santa, era un gran furbacchione, un furbo di tre cotte. Era un super furbo che in seminario era diventato un modernista. Era compagno di classe di Ernesto Buonaiuti, il più scomunicato del secolo XX, ne avessero dato un quinto a Hitler, sarebbero stati a posto. Era compagno di classe di Nicola Turchi, c'aveva il Vangelino di Genocchi, il Vangelo in italiano, cosa che non ti sta a dire. Era amico di Adelaide Coari, milanese, fondatrice, inventrice del femminismo cattolico, molto amica a sua volta di Valeria Pignetti, madre Maria di Campello. L'unica donna che Gandhi vuole incontrare quando viene in Italia, poi non gliela fanno neanche vedere, il Duce non gliela fa vedere, e insomma apparteneva a questo mondo di rivoluzionari che Pio X cerca di decapitare fra il 1907 e il 1914, quella che si chiama la campagna antimodernista, un sistemino col quale venivano cacciati dai seminari, tolti dalle parrocchie, soprattutto inibiti dall'insegnamento in seminario, quei preti che venivano sospettati per l'appunto di essere dei modernisti. Cosa vuol dire modernisti? Voleva dire che di loro c'era qualcuno che pensava che fossero dei modernisti. La polizia segreta, le denunce anonime non sono un'invenzione staliniana del 25, sono un'invenzione cattolica del 1907 e funzionano benissimo. L'idea è quella che Roncalli appartenga a questo mondo qua e poi, come la talpa, stia zitto. Zitto, zitto, zitto. Non si fa notare, fa una serie di cose. Quando diventa papa, finalmente fa la cosa modernista. Questo lo pensava di lui il cardinale Ottaviani. Lo pensa talmente tanto che nel novembre del 1962 convince un giornalista del Corriere a scrivere tre articoli su questo argomento. Per dire che il Papa è un modernista. Non cominciano da poco, convince Indro Montanelli, che scrive tre articoli contro Papa Giovanni, 24, 25, 26 novembre 1962, per denunciare Papa Giovanni come modernista. E Papa Giovanni è molto divertente la cosa, perché Monsignor Capovilla glielo dice, ma cerca di dirglielo, insomma, in modo che non gliela fa vedere, ecco. Però gli dice sul Corriere sono uscite delle cose molto antipatiche su di lei. Lui, che era un uomo all'antica, era arrabbiato col Corriere dal 1911, quando il suo vescovo, Radini Tedeschi, quello di Bergamo, aveva contribuito alla colletta per gli operai di Ranica in sciopero. E il Corriere aveva fatto un articolo contro i Radini Tedeschi. Da quel momento non aveva mai più letto il Corriere della Sera,
si era sempre tranquillizzato, quando dice questa cosa gli dice, cosa c'è da meravigliarsi, è il Corriere della Sera di sempre. E non viene a sapere la cosa, ma la cosa della gravità è udita. Montanelli da vecchio dice, quelli sono gli unici articoli di cui si è pentito in vita sua, però sono impressionanti perché dicono un modo di interpretare Papa Giovanni. Vi ho detto due modi molto estremi di leggere il personaggio, ma ci sono modi meno estremi che in realtà assomigliano un pochino a questi, cioè leggere il personaggio come uno che non ha capito che accidente di guazzabuglio sta mettendo in moto, oppure uno che lo sapeva benissimo ed era la cosa che voleva. Non è che stia in mezzo, ma io ho l'impressione che per Papa Giovanni bisogna fare un passo indietro di qualche secolo, per cui allacciate un momento, ci mettiamo pochissimo, 3 minuti, allacciate il cinturone di sicurezza e torniamo indietro al XVI secolo. XVI secolo è un secolo esatto, quando siamo all'inizio del Cinquecento, quasi più di un secolo ormai, che c'è questa tiritera che tutti quanti dicono nella Chiesa latina, che ci vuole la riforma. La riforma in capite et in membris, nel capo e nelle membra. Ci vuole la riforma della Chiesa, perché non si può andare avanti così, le cose che succedono sono più o meno sgradevoli e disgustose, il sistema di potere della curia romana è sempre più imbarazzante, il bisogno di stare alla pari con le potenze mondane e di mostrare nell'architettura, nella magnificenza, nell'edilizia, nello smontaggio dei monumenti romani per fare dei palazzi per se stessi, nella corte dei mendicanti, dei clientes che stanno alle porte dei cardinali, nel far cardinali i propri nipotini di 10 anni, nel far vescovi i propri figli, dei vescovi. Cioè, c'è un guazzabuglio che incomincia davvero a montare e ad essere più o meno disgustoso. In questo disgusto c'entra la guerra con i turchi e così via. E quando finalmente nel 1517 dalla Germania questo monaco agostiniano, che ha paura che andare avanti così andrà all'inferno, perché questo è il problema di Lutero, non è cambiare la chiesa, andare in paradiso, il problema di Lutero, e quando questo monaco agostiniano scatena la cosa della riforma, passano decenni prima che ci si renda conto della gravità della situazione. La riforma incomincia nel 1517, il concilio incomincia nel 1545, tardissimo, quasi una generazione di mezzo senza che si riesca a capire cosa si deve fare. Bisogna schiacciarlo, convincere i principi, ammazzarli tutti, o ci hanno ragione loro, o ci hanno una parte di ragione, e cosa pensare di quei cardinali che nella Chiesa avevano chiesto anche loro la riforma, guazzabuglio generale. Quando finalmente si fa il concilio, troppo tardi perché vengano i luterani, e poi arriva nel frattempo Calvino, eccetera, eccetera, quando si fa il concilio ha uno scopo molto semplice. Il concilio tridentino è un concilio di emergenza, è un concilio di emergenza, è come un'azione di emergenza, come un pronto soccorso. Ha un paziente in coma, che è la Chiesa di Roma, in condizioni gravissime, e ha il problema di fare quelle 5 o 6 cose che servono a tenerla viva. Per cui cosa fa? Nella Chiesa Cattolica c'erano tanti messali, molto belli, tante tradizioni liturgiche, molto belle, via tutte. Si fa un messale, il messale di Trento, quello che gli Fabriani chiamano il messale della tradizione, poverini, che non è affatto il messale della tradizione, ma un messale d'emergenza. A cosa serve il messale d'emergenza? Serve per fare in modo che a Vimercate, a Belluno, a Salamanca e a Viterbo, se io vado in una chiesa, bisogna che senta le stesse identiche parole nello stesso identico ordine, perché sennò io non saprò mai se sono in una chiesa luterana, in una chiesa calvinista, in una brava precedente. Vedi questo passo? C'è una querela sulla questione dei sacramenti. Allora facciamo così: i sacramenti sono 7, non di più, non di meno, chiaro? Bene. Sono tutti sacramenti nello stesso senso? No, lascia stare. 7, ho detto 7. 7. Quindi a domanda risponde 7. E via di questo passo. Tutte queste sono manovre di emergenza. Poi ci sono due discussioni di carattere dottrinale.
una molto importante che riguarda i vescovi e i preti. Io posso fare il vescovo di 8 diocesi sparsi in giro per l'Europa nominando dei vicari e raccogliendo le tasse per me? No, non posso. Ma se sono parente stretto del Papa e il Papa mi dispensa, il Papa non ti può dispensare perché abitare nella tua diocesi, nella tua parrocchia, è di diritto divino. Se non abiti nella tua diocesi, nella tua parrocchia, fai peccato mortale. Questa è una questione che riguardava una decisione grossa di tipo dottrinale. Poi, dentro tutto questo, c'è una idea di fondo, un'idea geniale. Come si fa a fare la riforma della Chiesa nel capo e nelle membra? Pensateci, la risposta è facile, la risposta è si fabbrica il prete. Si fabbrica il prete. Voi direte, ma il prete c'era già. Sì, in un certo senso c'era già. Però è la differenza che c'è fra una Panda e una Porsche. Allora, la Panda è una macchina, la Porsche è una Porsche. Quello di prima era un prete Panda, quello del Concilio di Trento è un prete Porsche. Decapottabile, grintoso, aggressivo. Come si fa a fare il prete Porsche? Beh, facile. Bisogna fabbricare una fabbrica per preti, che è il seminario. No, per fare le Porsche ci vuole fare delle Porsche, non è che le fai, le trovi sugli alberi, non è che pianti l'albero delle Porsche, no? Non si pianta l'albero delle Porsche. Ci vuole la fabbrica delle Porsche, che è il seminario. Nel seminario tu prendi del personale molto selezionato? No, no. Con tanta pace di Lenin, tu prendi i figli del proletariato e li trasformi in Porsche. Lì sì che sei forte. Per far diventare una Porsche un buon Romeo, sono capaci tutti. Per far diventare una Porsche un Pallavicini, è dura. Per far diventare una Porsche un Caetani, non c'è pezza. Prendi i figli dei contadini. E a loro che non avevano niente in tasca, gli dai la cultura. Quanta ne dai? Un sacco. Un sacco. Rispetto alla media del Cinquecento, uno esce dal seminario che è come se oggi fossi il rettore di Harvard. E fai una fabbrica per questo tipo di gente qua. Seconda cosa, gli dai una disciplina rigida. Rigida. E a partire dal celibato. È necessario il celibato fra i preti? No, per l'amor di Dio, anzi. Fate tirare su a un prete, due adolescenti, e dopo può fare anche il vescovo. Lo diceva San Paolo questo, non io. Però il celibato serve per riuscire a mettere una linea molto netta di disciplina, facile da sapere per lui e facile da sapere per gli altri. Dritta quella linea lì. E poi gli dai una pietà, una spiritualità. Unica, forte, ferma. E una pietà che non è la pietà monastica, ma non è neanche una pietà da poco. Gli dai il libro liturgico, gli dai il breviario, gli dai le cose, fai la messa tutti i giorni, la metà in parrocchia. Vedrai che pian piano riusciamo a farlo, sto prete. L'idea, bisogna dire, era perfetta. L'idea era formidabile. L'idea era straordinaria. Perché l'idea era quella di riuscire a fare questa specie di aggeggio unico e molteplice. 5 secoli prima di Andy Warhol. No? Ricordate la scatola della zuppa Campbell di Warhol? Quella lì. No? C'è una cosa nella quale io metto assieme la ripetitività e l'eccellenza del prodotto. Tutte e due cose insieme. E pian piano provano a fare sto prete. Allora, leggete Manzoni. E vi accorgete che, insomma, più o meno nel 600 non ci vanno ancora riusciti. Leggete un po' di giansenisti nel 700, non ci eravamo ancora riusciti. Leggete un po' di teologia morale dell'800 e vi accorgete che nell'800 non erano ancora venuti fuori tanti, ecco. Cioè, sta fabbrica produceva un sacco di macchine, ma la maggior parte erano ancora delle Panda. Al massimo erano delle Panda che andavano forte. Però non si riusciva ancora a fabbricare questo prodotto qua. Perché? Perché dentro al prodotto del prete redentino c'era un rapporto con tutte le cose che lo costituivano essenziale, che era totalmente sereno.
è un rapporto di piena fiducia. Quando, come farò adesso, e riguardate un attimo la vita di Papa Giovanni, vi rendete conto che è un uomo al quale manca la dimensione nevrotica della vita. Non solo quella della nevrosi profana, ma anche quella della nevrosi sacra, che è terribile, che si esprime dal carrierismo all'alcol, in un sistema molto continuo di cose. Giovanni è un ragazzino che va in seminario, è figlio di povera gente, no? A partire dallo stereotipo classico del prete, a parte Pio XII che è figlio di signori, la maggior parte dei preti sono figli di povera gente, tutto il papato del Novecento, con l'eccezione di Pio XII, è figlio di povera gente e al massimo con Montini arriva al figlio dell'onorevole, ma insomma in un momento in cui la vita parlamentare era un po' meglio di quella di adesso. E fa un seminario lunghissimo, in cui apparentemente non gli succede granché di importante, gli insegnano a scrivere tutto, scrive, che non finisce mai. Scrive il diario delle vacanze, poi dopo scrive gli esercizi spirituali, poi li legge e scrive quello che pensa di quello che ha scritto, poi scrive una nota al giorno su delle agende, poi si usa questo sistema della scrittura come un sistema molto forte di controllo. Risultato, noi dai 14 agli 81 anni abbiamo 6.000 pagine di diario. No, no, non ci sono tante persone sulla Terra di cui sappiamo cosa ha fatto alle 5 del 16 febbraio 1943. No, giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto. E vediamo questo uomo che ha con la propria appartenenza, con la propria struttura, un rapporto totalmente sereno, totalmente sereno. Non c'è niente delle cose che gli appartengono che lo vincoli. Non c'è niente delle cose che gli appartengono che lo vincoli. Non sente il tormento e il conflitto. Il suo successore, Montini, Sant'Uomo, sarà esattamente il contrario. Non c'è cosa che non lo tormenti. È eroso continuamente dal timore che sta facendo poco, che sta facendo troppo, che non sta facendo, che sta facendo anziché non fare, che non sta facendo anziché fare. Ha continuamente questa forma di incertezza. Roncalli, niente. Finisce il seminario, durante il seminario va a fare il militare, perché non c'erano ancora le leggi ancora da dare, per cui si faceva il soldato. Durante il servizio militare i commilitoni, svezzavano i seminaristi con l'idea di riuscire a far perdere le vocazioni a Santa Romana Chiesa. C'è una testimonianza bellissima del suo commilitone del 2 che gli dice: ma voi svezzavate i commilitoni? Sì. Li avete svezzato? Roncalli dice: no, non si poteva, dai, non era il caso, no, nessuno ha avuto animo di portarlo in giro. E il vescovo di Bergamo, Radini Tedeschi, viene scelto da Pio X, perfidamente, il vicepresidente dell'Opera dei Congressi, la grande macchina della futura politica cattolica, lo manda vescovo a Bergamo, che allora era un castigo, e va in seminario a scegliere un prete, si prende questo ragazzino come segretario, e Roncalli passa 10 anni di fianco al vescovo di Bergamo. Diventa un tipo di prete che esiste nella tradizione cattolica, un prete erudito, è amico di Ratti, incomincia a studiare San Carlo Borromeo, studia San Carlo Borromeo non va bene, vuole pubblicare le cose, e lei vescovo muore alla vigilia della prima guerra mondiale, lasciandolo un po' nelle peste, perché il vescovo si è fatto parecchi nemici in diocesi, per quella cosa dello sciopero che vi dicevo, perché le denunce anonime sul fatto che lui sia modernista non mancano le denunce sul fatto che il suo segretario sia un modernista, e lui da papa scoprirà che la lettera che scrive per discolparsi di accuse che non conosce, ma che sa che sono state date in una lettera anonima, non verrà archiviata in Vaticano, non viene tenuta lettera di denuncia e viene persa la sua,
e lui da Papa rimette dentro la copia con scritto sopra spedita il 12 ottobre 1910. E fa il cappellano militare, che vuol dire di fatto a Bergamo, che è retrovia del fronte, fare il becchino, vuol dire dare l'estremunzione a migliaia di ragazzi, scrivere a migliaia di fidanzate che il ragazzo è morto e vivere una condizione terribile di impatto con la guerra. Finita la guerra, diventa segretario della cosiddetta casa, no, direttore della Casa dello Studente, una piccola opera che gli viene data per toglierlo dai piedi rispetto alla diocesi, finché nel 21 gli amici di Ardini tedeschi, per cercare di cavare da questa situazione un po' imbarazzante e marginale, lo portano a Roma. E a Roma fa per 4 anni il direttore dell'opera della propagazione della fede, cioè fa l'elemosiniere per le missioni. Il Papa ha ordinato di portare da Lione, da Aquisgrana a Roma i soldi di propaganda fide, sono quelli che ancora adesso fanno problema, e lui si incarica di raccogliere i soldi della diocesi italiana, per cui gira parecchio l'Italia. Nel 1925 il suo vecchio amico diventato Papa, Pio XI, gli dice che lo fa vescovo, come si dice a Bergamo, potale. Lo fa vescovo per che cosa? Lui naturalmente, avendo studiato San Carlo Borromeo, eccetera, eccetera, si immagina già di fare il vescovo di tipo borromeico, il vescovo pastore, il vescovo che sta in diocesi e così via. E gli dicono, ci sarebbe una cosina, poi ti diamo una diocesi. Bisognerebbe andare 6 mesi in Bulgaria a fare il visitatore apostolico. Perché? Perché il re Boris di Bulgaria si è innamorato di una principessa di casa Savoia, cioè era venuto per sposarne una, poi l'ha trovata brutta e si è innamorato di sua sorella, quella bella, Giovanna. Era poveretta Mafalda, quella che muore in campo di concentramento, doveva sposare. Iellatissima. Si innamora di Giovanna, vuole sposare Giovanna, e fra il Papa e il Duce hanno 2 idee geniali che più geniali non si può. Hanno l'idea che come si fa a far diventare la Bulgaria cattolica e amica dell'Italia, sposando una Savoia, fra dei Savoiardi, e questi bambini Savoiardi diventeranno re, saranno Savoiardi e cattolici perché ormai la conciliazione è alle porte, il 25 si pensava di farla a maggio, poi non si riesce a farla, si fa nel 29, e così la Bulgaria diventa cattolica e italiana. Nel frattempo anche il ministro degli esteri si compra un po' di miniere nella Bulgaria meridionale, perché l'Italia gratta gratta non è che sia stata inventata dopo la liberazione. E il re viene di Bulgaria, viene in Italia, sposa la principessa Giovanna di Savoia nella basilica di Assisi, grande cerimonia, una specie di Lady Diana degli anni 20 italiani, dovete immaginarvi. Arrivano in Bulgaria e ricelebrano il matrimonio in rito ortodosso, in modo che niente savoiardi, niente cattolici, niente fascisti, tutto a posto come prima. Il povero Roncalli, che si trova lì a gestire questa situazione, e doveva stare lì 6 mesi, no, la nomina era fatta per 6 mesi, e cosa fa? Si becca delle parole bruttine da parte degli uffici romani, che danno la colpa a lui, e lui, che in questo era ancora buono a quell'epoca lì, anziché dirgli lo scemo sarei io, siete voi che non l'avete capito, non dice niente. Lui non dice niente, loro non dicono niente, rimane lì fino alla fine del 34, senza dire mai niente. Però in Bulgaria impara a conoscere un mondo completamente diverso. Quando lui arriva, poco dopo lui in Bulgaria, il Partito Comunista Bulgaro organizza un attentato, mica da ridere. Minano la cattedrale, di nascosto. Sparano al Presidente del Parlamento. E quando c'è tutto il Parlamento e tutto il governo, il funerale di Stato, fanno saltare la cattedrale. Si salvano il re o un pezzo del governo per miracolo, però per dirvi, conosce un bolscevismo non proprio letterario e togliattiano, conosce un bolscevismo di quello vero, non puro, conosce una gigantesca comunità ebraica, conosce la Chiesa ortodossa, la conosce talmente bene che nel 1928 un ragazzino che si chiama Kirill
gli scrive dicendo, come fanno tanti ragazzini ortodossi, che vorrebbe diventare cattolica e andare a Roma a studiare, per emigrare questo ed altro, anche nella Bulgaria di allora. E normalmente i preti, i frati e così via, i vescovi, erano contentissimi di queste conversioni individuali. E lui gli manda una lettera di risposta dicendo che no, che non c'è bisogno che lui vada a Roma a studiare per diventare prete, perché i cattolici e ortodossi non sono nemici ma fratelli. Che è una cosa abbastanza anomala per quello che succedeva allora. Nel 34 finalmente gli dicono qualcosa. E gli dicono che potrebbe andare nunzio, no, ancora delegato apostolico, ad Istanbul, la città di Ataturk. Ci sono dei problemi perché in un altro colpo di genio, la diplomazia vaticana manda come nunzio a Istanbul il signor Margotti, un fascista di quelli proprio tutti d'un pezzo, e questo combina un casino che la metà sarebbe bastato, per quindi a portarlo via prima che si faccia del male. E gli domandano se vorrebbe andare a Istanbul, e lui risponde per iscritto dicendo che lui, per obbedienza, sarebbe anche disposto ad essere trasferito provvisoriamente all'inferno, ma in linea di principio non si sente lusingato. Lo nominano a Istanbul e ci fa altri 10 anni. Altri 10 anni. 10 anni nella città che in quel momento è la più grande città ebraica del Mediterraneo e da dove, dal 40 in poi, incominciano a passare gli ebrei in fuga, dai Balcani soprattutto. Ebrei che trovano in questo uomo, cioè già abbastanza grasso, un po' la forma da olio che lui ha, olio di quello di sale olio che lui ha, trovano in questo uomo un aiuto assolutamente insperato e un aiuto che lui cerca di camuffare con Roma, perché sa che a Roma la cosa non piacerà. Lui ha un rapporto che sta crescendo nel frattempo con Pio XII, e nel 40 che Pio XII gli domanda cosa pensi il mondo del mio silenzio sul contegno dei Germani, e lui non gli risponde. E, però non vuol dire la cosa che sta facendo, ma è l'unico che ha un rapporto diretto con Jewish Agency, che è l'associazione, l'agenzia ebraica che si occupa della fuga degli ebrei dai Balcani verso la Palestina. Non abbiamo calcoli precisi perché non si riesce a farli, però si va grosso modo dai 18.000 ai 30.000 ebrei che escono dalla Bulgaria e dai Balcani grazie a Monsignor Roncalli, che per questo guadagna un valore di rispetto vero all'interno dell'ebraismo. Nel 45 lo chiamano al telefono e gli domandano se vuole andare nunzio a Parigi. La cosa vi deve sorprendere perché è come più o meno se telefonassero a Don Mirko e gli domandassero se vuole fare il Papa, no? E gli dicessero però lo dica al telefono subito perché non abbiamo tempo da perdere. Allora uno o pensi che ti stanno prendendo in giro o che sono diventati tutti matti o che hai ragione tu a pensare che erano tutti matti così, perché l'annunziatura di Parigi è la prima annunziatura della primazia pontificia. Quando arriva a Roma, lui, poverino, pensa che ce l'abbiano mandato per i meriti della sua pazienza e della sua virtù, cerca di ringraziare Monsignor Tardini che gli dice no, sono per me lì stava da tutta la vita, e deve ringraziare il Papa, è stato lui, e finalmente capisce cosa è successo. De Gaulle, tornato nella Francia liberata, ha ricusato, rimandato indietro il nunzio vaticano, cosa che non era mai successa nei secoli precedenti, e allora per punirlo, Pio XII, anziché un nunzio di prima classe, manda un nunzio di terza classe. Voi capite bene che non era una cosa così. Lo trattano talmente male che quando parte, Monsignor Montini lo insegue dicendogli ecco il discorso, perché la fretta era dovuta al fatto che il nunzio nei paesi cattolici è decano del corpo diplomatico ed è quello che fa gli auguri al Presidente della Repubblica per Capodanno. Allora, se non ci rinunzia a Parigi, a Capodanno del 45, gli auguri De Gaulle li avrebbe fatti il primo ministro, l'ambasciatore dell'Unione Sovietica, cosa che non si vuole, allora lo fanno correre perché arrivi il 31 dicembre. E Montini gli dà un discorso di auguri per De Gaulle dicendo, ecco, tenga, può leggere questo, e lui gli dice, gli auguri li saprei fare anche a voce. Però, come dire, la cosa non era proprio tutta così simpatica, c'era abbastanza umiliante, cioè, ma
e come appunto che ti mandano via dicendo allora mi raccomando, la scala si fa con i piedi non con le ginocchia, cioè non... In realtà a Parigi non se la cava niente male. Non se la cava niente male perché De Gaulle voleva deporre 30 vescovi accusati di collaborazionismo. E alla fine del 33 vescovi. E alla fine della cosa, tutto l'episcopato, perché non ha mai 300 vescovi come noi francesi, saranno stati più buoni da piccoli, si vede. E ne hanno una quarantina in totale. E di 33 vescovi alla fine lui ne otterrà il condono, l'indulgenza per 30. Molte erano accuse false, molte erano cose equivocate, però ottiene un grande successo diplomatico. E ottiene anche un discreto successo diplomatico perché in Francia c'era una questione che riguardava gli ebrei, molto complicata, che riguardava un certo numero di bambini che erano stati nascosti nei conventi e presso delle famiglie cattoliche. In molti casi questi bambini erano stati battezzati ed erano stati adottati dalle famiglie che li avevano salvati. Cosa al tempo stesso tenera e angosciante nei due lati. Nel 1946 il gran rabbino di Francia, Kaplan, incomincia a cercare i bambini per ritrovarli e per mandarli in Israele. E, cosa che voleva dire il primo segno di una speranza di ripresa della vita per Israele, dove i bambini e le bambine erano importantissimi per quel milione di sopravvissuti, dove per ragioni ovvie non erano stati bambini a sopravvivere nei campi di concentramento. E la cosa si presta a un discreto guazzabuglio, perché molti di questi bambini erano integrati, virgolette, dentro delle famiglie, e in molti conventi dove erano stati scolarizzati, molti di questi bambini avevano o non avevano avuto nessuna contezza della propria origine ebraica o gliel'avevano fatta passare abbastanza rapidamente. Lui questa faccenda qua la risolve e alla fine ci sarà un processo, il processo finale di una famiglia cattolica che vuole tenersi due bambini che invece dovrebbero essere restituiti a dei parenti. Finalmente nel 1953, quando è vecchio, lo mandano in pensione e lo mandano a Venezia, dove è facile fare bella figura perché è una diocesi piccola, questo titolo di patriarca non corrisponde alle dimensioni del governo, è una diocesi facile, con un clero buono, non è come quello di Milano, e dunque lo mandano lì a fare finalmente il pastore d'anime, cosa che lui si aspettava dai tempi E molti già nel 1956-1957 incominciano a parlare di lui come un possibile papa. E perché l'età media di allora era sotto gli 80 anni per i maschi, era 78 anni, lui ne incomincia ad avere un'età rimarchevole, e dunque si pensa che dopo un pontificato così lungo e complicato come quello di Pio XII ci voglia un pontificato di transizione. Cosa vuol dire di transizione? Vuol dire che il Papa che viene eletto deve morire presto. Deve promettere di stare così così e deve morire presto. In questi casi il cardiopatico vince, perché non c'ha l'agonia, no? Il cardiopatico va fortissimo. L'iperteso cardiopatico, un pizzico di diabete, una meraviglia. Un po' di transizione. E lui non era iperteso. No, cioè, si arrabbia anche perché a un certo punto alcuni dei suoi elettori, per farlo votare, dicono: ma è diabetico, e lui si arrabbia e si fa vedere mangiare dei gran biscotti all'ambasciata di Francia, perché questa cosa gli dà noia che non facciano. Tiene il diario del conclave, naturalmente lo tiene in un modo sconcertante, perché sa benissimo di essere un candidato, sa benissimo di essere il candidato, sa benissimo chi è il suo avversario, che è il cardinale Gajanian, un armeno, e sa benissimo quali sono le condizioni e cosa gli si chiede di fare, e annota cosa gli succede con un disincanto totale. La più bella è quella quando dice, il secondo giorno di conclave, che il nome suo e quello di Gajanian vanno su e giù come i fagioli della pignatta. E che come metafora del conclave, capite bene, non, come dire, da molto l'idea di tenersi alla distanza rispetto alle cose.
Vi cito i fagioli nella pignatta perché questo è tipico del prete tridentino. Cioè, solidità, serietà, non si scherza con le cose come si deve scherzare, però non si prende neanche troppo sul serio le cose. Il prete tridentino non ha la vocazione del Messia. Il prete tridentino non ha la... non c'ha la leadership. Il pretentino non c'ha quelle robe lì, il pretentino sa che deve fare le sue cose, poi se la fa da un'altra parte la fa da un'altra parte, se le fa lì le fa lì. Non ha quell'enfasi un po', come dire, no, il sudore accalorato carmelitano. Non sono quelle lì le cose sue. Ha una sapienza delle cose del mondo che è difficile che vadano sempre peggio, è difficile che vadano sempre meglio. Vanno un po' e un po', se sono cose nel mondo normale. Viene eletto, rispetta i patti, fa segretario di Stato non Montini, ma Tardini, quello che gli aveva detto se fosse per me lei stava là, e, però fa cardinale Montini, fa i cardinali che Pio XII non faceva da 6 anni, riempie i ranghi, fa le nomine e così via. E alla fine, prete tridentino, abituato ad obbedire, si domanda a chi accidente deve obbedire il Papa. Perché nella vita cristiana l'obbedienza non è una cosa che riguarda, per l'appunto, le donne rispetto agli uomini, gli uomini rispetto al parroco, il parroco rispetto al vescovo, il vescovo rispetto al Papa. Questa è per sostanziale fascista, non è la Chiesa cattolica. Nella Chiesa cattolica tutti obbediscono a qualcuno, i maschi, le femmine, i preti, i non preti, i vescovi, e il Papa chi obbedisce? Il Papa chi obbedisce? Allora, il Papa, l'idea che si fa lui è quella che anche il Papa obbedisce. A chi obbedisce il Papa? Facile. Il Papa obbedisce a Gesù. E lui vuole che obbedisca. E per essere precisi, a chi obbediscono i vescovi? Al Papa? No. Il vescovo deve obbedire a Gesù. E i preti devono obbedire al vescovo? In un certo senso sì, ma devono obbedire a Gesù. E i mariti, e le mogli, e i bambini? Devono tutti obbedire a Gesù. C'è un bellissimo fuori onda catturato durante un messaggio letto in televisione. Mentre sta andando via, stanno, come si fa oggi, no? Stanno smontando i microfoni, le telecamere, quelle cose lì. E loro non ci sono i microfoni, quelli di adesso, ci sono ancora i microfoni di Cipollone che stava sul tavolo. Noi non sappiamo cosa gli dice, però c'è qualcuno che gli dice qualcosa, uno dei cameraman, che, voglio dire, in maniera un po' garibaldina, dice qualcosa al Papa. Lui si gira, per cui a bassa voce si sente quello che dice in questa conversazione. Dice sì. L'ho sentito dire anch'io che il Papa è troppo ottimista, che prende tutte le cose dalla parte del bene, ma io non so distaccarmi dall'esempio di Gesù Benedetto, che prendeva anche lui le cose tutte da quella parte lì, dalla parte del bene, dell'incoraggiamento, della pace e della letizia. Che è un piccolo esempio di che cosa vuol dire per lui l'obbedire a Gesù. Nel diario dell'oggi cardinale Tucci, allora padre Tucci, direttore della Civiltà Cattolica, ci sono molti racconti relativi alla preparazione del Concilio. E a un certo punto il padre Tucci dice: gli dico, ma lei non si potrebbe imporre? Mi risponde: secondo lei Gesù faceva così? È abbastanza impressionante come modo di fare, perché Papa Giovanni, essendo un prete redentino, non è un angioletto tutto rosa con l'aureolina intorno, è un omaccione che sa fare le cose che deve fare, ma ha quest'idea qua. E il 21 di gennaio del 1959, essendo abituato però che l'obbedienza non è solo a quello che mi dice Gesù a me, che poi facciamo presto a metterci d'accordo, ma è anche l'obbedienza ad un'altra autorità, ad un'altra persona, e ha una conversazione col suo segretario di Stato, Monsignor Tardini, quello di cui sopra. Allora, Roncalli è piuttosto tremolante, è piuttosto tremante, perché?
noi adesso vediamo un... sarebbe lunghini, insomma, 140 anni che il Papa non sa cosa farsi del segretario di Stato, per cui non trovano mai una soluzione che funzioni. E Roncalli appartiene alla sfera dei grandi papi, che sono quelli che scelgono come segretario di Stato un nemico. Perché quando voi vivete nei 700 metri quadri dell'appartamento pontificio, chi si rivolge a voi con confidenza vi chiama Santo Padre. Allora, o avete qualcuno che tutte le mattine vi dice di no, o se no siete rovinati, perché sono tutte le cose che in mente dice che bella cosa, ma facciamola subito. No, siete fritti. Voi Tila con Casaroli, Tardini con Roncalli. Nelle settimane precedenti noi abbiamo anche il diario di Tardini. Il Papa aveva detto varie cose a Tardini e Tardini gli aveva detto di no. Gli aveva detto di no, secco, proprio no, non si può fare. Gli aveva detto di sì solo sulla questione di andare oltre i 70 della lista dei cardinali, perché c'era anche il suo nome nella lista dei cardinali, per cui non voleva correre dei brutti rischi. Però su tutti i resti dice una serie di cose di no. Gli dice che non deve parlare quando va in carcere, e lui parla. Gli dice che non deve togliere il perfidis, una serie di no. Il 21 di gennaio Roncalli dice che gli sarebbero venute in mente tre idee per il suo pontificato: un sinodo per la Chiesa di Roma, la riforma del codice canonico e un concilio generale per la Chiesa cattolica. Allora, il sinodo era dal 1725 che non si faceva a Roma. Per uno che aveva studiato Borromeo, il sinodo glielo si poteva perdonare. Cioè, i borromaici sono tutti fatti così. Voi sono quelle macchinine, no? Sapete, quelle che si facevano così, le metti in terra e corrono. Quelli che hanno la scuola di San Carlo Borromeo li metti in terra e fanno subito un sinodo o un concilio provinciale. Li si riconosce a colpo d'occhio, sicuri. Wojtyla era un borromaico, no? Appena poteva faceva un sinodo. Poi casomai per decidere di niente, per parlare di... però facendo la meglio di fare. Per cui gli si poteva perdonare di fare un sinodo. La riforma del codice era una cosa di cui si parlava già dagli anni 40. Il concilio era tutta un'altra zuppa. Perché addirittura nel 1909, su una grande enciclopedia cattolica, Cattolicismo, c'era scritto che i concili non ce ne volevano più. Perché non servivano. Il Papa ci aveva il primato e l'infallibilità. Se c'era bisogno di qualcosa, era come le macchinette delle merende. Si metteva dentro al primato una moneta e usciva una merenda infallibile. Non c'era nessuno. Qualsiasi problema si poteva risolvere con quella cosa lì. Fare concilio era una cosa più complicata. E Roncalli si aspetta che Tardini gli dica di no. Nettamente. Tardini parla col Papa, torna a casa, la sera scrive il suo diario. Mi ha detto il suo programma pontificale, un sinodo, il codice e il concilio. Gli ho detto che mi piacciono le cose grandi e belle, queste sono grandissime e bellissime, punto e buonanotte. Che idea si fa Tardini? Quella che quest'uomo, che è come se oggi avesse eletto un papa di 92 anni, il rapporto all'età media è questo, no? Allora il papa 92enne vi dice che vuol fare, un sinodo, un concilio, il codice, sì, puoi rifare anche San Pietro più alto di 4 metri, perché no? Vabbè, lo lasci dire, no, poracchio, perché dirgli di no su queste cose lì. Poi avete una pontificale, chissà quando viene in mente. Diario di Papa Giovanni, giorno da segnare sul calendario, un'illuminazione superna, un segno del cielo, il mio segretario di Stato mi ha detto sì. E 21 gennaio 1959. Quattro giorni dopo, nella sacrestia della Basilica di San Paolo, Papa Giovanni annuncia il concilio. Noi non abbiamo una fotografia della faccia di Tardini, però ce la possiamo immaginare. Tutto si sarebbe potuto aspettare, povero figlio, piuttosto che questo. E l'aria attorno non è molto diversa, eh? C'è una lettera terrificante dell'arcivescovo di Milano al conte Cini, a Venezia, dove gli dice: un concilio, 2000 vescovi, ma non si poteva fare un congresso di teologi all'isola di San Giorgio? No. Che roba succede?
2500 vescovi. Cosa vuoi mai che combino 2500 vescovi? Lo pensano anche quelli che devono preparare il concilio, che incominciano a dire: dunque, ormai la frittata è fatta, bisogna fare due cose. Primo, aspettare che il Papa di transizione transiti. Quindi, come si prepara il concilio? Piano, molto, molto piano. Non abbiamo fretta. Facciamo una riunione oggi, e poi un'altra fra un mese, e poi mandiamo una lettera, e poi vediamo cosa rispondono, e poi facciamo l'analyticus conspectus delle risposte di tutti i vescovi, che assomigliano tanto alle cose che dovevamo fare anche prima, e poi incominciamo a scrivere gli schemi, e poi li mandiamo alla commissione generale preparatoria, e poi vediamo cosa ci dicono, la prendiamo con calma. Nell'estate del 60 Tardini muore di infarto. Roncalli prende come nuovo segretario di Stato il cardinale Cicognani, che come lui era stato in diplomazia, lui se l'era scordato 25 anni in America. E la macchina però continua ad andare avanti abbastanza pianino. Un po' con l'idea che le cose stanno andando bene dal punto di vista della Curia Romana, perché il Papa nei documenti conciliari non mette becco. Lascia che le congregazioni romane se le scrivano come gli pare a loro, che, per rubare una metafora ad Umberto Bossi, è un po' come fare Dracula presidente dell'Avis, mettere i capi della Curia Romana a fare un concilio. Il risultato qual è? Quello che questi scrivono 70 documenti scritti con l'unica cosa che loro sanno fare, cioè pronunciare delle condanne. Condannano tutto. Tutto, il liberalismo, il naturalismo, il darwinismo, il socialismo, il comunismo, lo scientismo, l'indifferentismo, il relativismo, tutto incluso l'uso della bicicletta da uomo per i preti che portano la talare. Tutto, tutte condanne. Il Papa dice questa cosa, che nessuno prende tanto sul serio, dicendo che il concilio non dovrà essere un concilio che fa delle condanne, anzi, che per fare delle condanne non serviva un concilio, perché c'erano i primati e l'infallibilità. Che il concilio dovrà essere un concilio pastorale. Lo dice a varie riprese, lo dice anche quando apre il Vaticano II. Allora, pastorale va andato bene perché è una parola complicatissima. È talmente complicata che sembra semplice. Perché noi abbiamo l'abitudine a chiamare pastorale le cose che non contano niente. Il consiglio pastorale... no? Questo tipo di cose, quando si fa una cosa che non decide, nel linguaggio cattolico si chiama pastorale. No? Allora, per Papa Giovanni invece, pastorale, e questo è molto legato alla sua cultura spirituale, alla sua formazione spirituale, per lui pastorale vuol dire un modo di dire la verità coerente con la verità. Pastorale vuol dire questo. Un modo di dire la verità coerente con la verità, non vuol dire meno di dogmatico. Nell'84 Ratzinger, in un'intervista con Messori, questa cosa qua la tratta pesce in faccia, dice: Vaticano II, ma che importante? Un consiglio pastorale. I consigli importanti sono dogmatici, di cui si occupano i professori di teologia dogmatica. Nelle università e nelle facoltà, la teologia pastorale è la sorellina down della teologia dogmatica, non viene mica prestato sul serio. Viene un po' trattata bene, ma esattamente come una... così. Mentre invece per Papa Giovanni pastorale vuol dire un modo di dire la verità coerente con la verità. Questo, chi lo capisce, per esempio Wojtyla è uno che lo capisce, questa cosa se la porterà dentro. Se andate a rileggere il Mea Culpa di Wojtyla del 2000, del 12 marzo del 2000, quello in San Pietro, no? Il primo è quello sui modi di difendere la verità che non erano coerenti con la verità. I modi di difendere la verità che non erano coerenti con la verità. Io come faccio a difendere la mitezza di Gesù col bastone? Che mitezza è quella che si fa difendere col bastone? È la mitezza di Gesù, ma no. La mitezza di Gesù si fa difendere solo con la mitezza. Esiste nel Vangelo una verità contundente? No. La verità del Vangelo salva.
Le verità contundenti del Vangelo non ci sono. Nessuna verità è fatta in quel modo lì. E per lui pastorale vuol dire questo, e l'invenzione del concilio è esattamente questo: imparare a dire una verità con un linguaggio di tipo pastorale. Perché questo è importante per noi oggi? Cosa c'entra col Tridentino? E poi ho finito e ho sbagliato clamorosamente gli orari che avevo promesso a Don Mirko che mi taglierà le gomme. E c'entra perché il prete tridentino è figlio di una riforma. Il prete, come prete tridentino, quello classico, è figlio di un'istanza riformatrice, di un'idea che bisogna, al contrario del Gattopardo, bisogna cambiare le cose perché le cose rimangano le stesse che erano prima. Perché conservare le stesse cose in un mondo che cambia vuol dire perderle, vuol dire seppellire il talento, vuol dire perdere il senso delle cose che stanno facendo. In questo Roncalli è perfettamente sereno perché non ha fatto il complesso della tradizione. Non ha quell'idea che hanno quei simpaticoni delle Febriani che pensano che la tradizione siano le cose che li commuovevano fra i 16 e i 19 anni. La tradizione non è mica quello lì. La tradizione è quella cosa, il nome tradizione vuol dire questo, tradizione non è un sostantivo, tradizione è un verbo. Tradizione è un verbo. Tradizione è l'atto del consegnare, no? L'atto del tradere, quello che fa Giuda con Gesù. È un atto di consegna in cui si prende una cosa e la si consegna. Allora, per consegnare quello che era il tesoro di quell'idea tridentina, cioè di un modo che fosse capace di inventare un altro modo d'essere della fede nel tempo, era necessario che questo conoscesse delle cose che erano l'aggiornamento. Oggi Ratzinger usa più volentieri la parola riforma, è abbastanza indifferente come cosa dal mio punto di vista, però quest'idea della riforma, che non è affatto paranoica riguardo a quello che è stato cambiato e quando e come, perché bisognava fare così, perché se no, se si sta lì fermi tutti quanti immobili, non si esce dalla situazione nella quale ci si trova. Ultima cosa davvero per finire. Da questo punto di vista, la riflessione su Papa Giovanni non è importante tanto solo per avere delle informazioni di tipo storiografico su quello che è il tempo della Chiesa degli anni 60, che è una cosa che merita, almeno da parte di alcuni, un po' di attenzione e di peso, ma è soprattutto un modo per riuscire a pensare in maniera fiduciosa a quelle che sono le sfide che ci stanno davanti. E oggi non è vero che è un tempo brutto per il cristianesimo e per il cattolicesimo in modo particolare. Sì, è vero, ci sono dei problemi giganteschi, enormi, delle sottovalutazioni fatali, un senso di grande crollo di cose che ci sembravano incrollabili e di grandissime sfide e delusioni, però è anche un tempo di infinite potenzialità. E sono cambiate in maniera drastica delle cose che sembravano immobili, ma nel cambiamento di queste cose ci sono delle nuove opportunità per il Vangelo, perché appunto non è il Vangelo che cambia, ma siamo noi che incominciamo a comprenderlo meglio, ammesso che lo si voglia. Fine. Stile, diciamo, ironico, profondo, a tratti umorista del professor Alberto Belloni, ha reso la sera anche non pesantissima, pur avendo parlato un'ora e quarto, visto dei sorrisi, e poi ti obbliga a pensare, proprio questo visto nella carne viva delle esperienze ecclesiali, poi non è papà, lì sei liberissimo, quindi mi pare importante questa cosa, una voce importante da ascoltare, con la quale confrontarsi.
Ora, se in questo momento riuscissimo a fare quei 4-5 interventi di domanda, di critica, di suggerimento, finiremmo ancora meglio questa serata. C'è un microfono meraviglioso. Una alla volta. Sorella, madre, vedete qua, madre carusiana, proprio che si può dire, ce la voglio. Penso che sia. Basta quello, ecco questo. Basta questo. Su di lui funzionerà anche. Penso. Basso. Perfetto, dai, partiamo tutti perché ora è un po', non per noi, per lui, per il canale di Giuliglia. Io no. No? No, il pilota automatico. Fisico, fisico che sia. Va bene, dai. Madre, dire il nome, interventi profondi e sintetici. Pasquale Valtolina di Verga. Non almeno io ho avuto la fortuna, o la sfortuna, perché sarebbe stato per certa la fortuna di vivere i momenti della preparazione del Consiglio. Un libro che andava in moda allora era quello di Mario Ruzzini, Prepariamoci al Concilio. Concilio Scambrani. Ecco, poi durante il Concilio Cardinal Montini scriveva delle lettere a noi fedeli. Ecco, vorrei sapere, siccome è stato anche quello che ha concluso poi praticamente il Concilio, è possibile vedere quali sono i collegamenti tra l'uno e l'altro? Altre domande? Tre domande raccogliamo. Dai, con molta libertà, dai. C'è un clima sereno. Magari tira il nome. Fausto, magari. No, mi piacerebbe che ripetesse diciamo, le due specifiche della tradizione e che mi sembra molto, molto bello in sostanza, no? se lo approfondisse un momentino mi farebbe piacere perché, e poi sul discorso della pastorale, questi due concetti se li riprendesse penso che serva. Ultimo intervento, terzo intervento, poi dopo passiamo al secondo giro. Fiorello del Madonna, ecco di nuovo, adesso va bene lo stesso, siamo uguali. Sta con te. No, no, è meglio sempre il microfono così, facciamo mica fatica, grazie. Sono Dario Cariano di mi piacerebbe molto il professor Benoni ampliasse quanto battute, quanto ha detto Alberti, e cioè che le opportunità della Chiesa oggi sono assai superiori, perlomeno superiori ai problemi che hanno. Grazie. Dunque, ci vorrebbe del tempo, sulla cosa di Paolo VI cercherò di essere abbastanza telegrafico. E Paolo VI appartiene al numero molto ridotto di pontefici che hanno l'aiella di essere eletti durante un concilio, perché essere eletti papa, essere eletto papa è una cosa che deve fare tremare i polsi, le caviglie, le ginocchia, le rotule e tutto il resto. Essere eletto papa durante un concilio è un casino, semplicemente un casino, perché tutta la macchina è costruita non da sempre, però da mille anni. Da mille anni è costruita attorno ad una analogia che è quasi diventata un abito, che è quella monarchica. La Chiesa giustamente negherebbe di dover essere una democrazia, negherebbe di essere una monarchia, ma la macchina del potere è una macchina di tipo monarchico. Allora, quello lì si trova nella condizione di essere un monarca
con attorno un'assemblea di cui lui è parte. E la complicazione in più, nel caso di Paolo VI, di esserne stato parte e di essere stato membro della maggioranza e di essere uno degli uomini più odiati dalla curia romana del Novecento. I nemici di Montini in curia sono potentissimi, lo riescono a far fuori 3 volte. Nel 33 gli tolgono la fuci, nel 53 gli tolgono la segreteria di Stato, nel 63 gli tolgono la pace, che sono 3 mischianze da prete, per dirla francamente. E lui diventa papa con la maggioranza che lo ha eletto e i suoi nemici che sono i suoi collaboratori. Cioè lui diventa il capo dei suoi nemici. Il capo dei suoi nemici. Adesso, detta così, può sembrare una cosa vagamente democristiana, però è un guazzabuglio mica da ridere. Cioè questi incominciano, 63 non tanto, 64 incominciano a soffiargli ininterrottamente nelle orecchie che lui sta portando la Chiesa troppo avanti, che si sta andando troppo lontano e di questo passo dovrebbe finire, non ci sono più le mezze stagioni, no? E una serie di luoghi comuni reazionari che in condizioni normali, per esempio stando a Milano, era abbastanza facile ignorare, ma quando sei lì sei mamma loro, non sei mica cioè o uno ha il tipo di distacco olimpico un po' autironico di Papa Giovanni, no? Quando va al generale Khrushchev e gli dice quanta gente lavora in Vaticano, gli risponde circa la metà. Per cui, come dire, o uno la prende proprio così, non nel senso come i fagioli della pignata, così, ma per uno come Montini, che era un animo sensibile nel senso alto del termine, questo è un tormento infinito, è un tormento infinito. E questo lo porta a convincersi nel corso del 1965 di una cosa, che è una cosa che noi ci trasciniamo ancora dietro. Cioè lui nel 65 si fa l'idea che guidare il concilio politicamente, che per lui vuol dire fare concessioni in modo da avere dei voti quasi unanimi, magari pensare il contrario, e che guidare il concilio comporta il fatto che ci siano 5 problemi difficilissimi che non bisogna discutere in concilio, perché se li si discute in concilio sono talmente complicati che non ci si salterà mai fuori, e che allora bisogna finire il concilio e incominciare ad affrontarli. Si è sbagliato talmente tanto che questi 5 problemi lui li consegna intatti a Wojtyla, e Wojtyla è talmente furbo che in tutta la sua vita fa tutto eccetto che occuparsi di questi 5 problemi e li lascia intatti al suo successore, che fa finta che non ci siano, li lascerà al suo successore. Alcuni di questi toccano i problemi detti da Martini nel 99, può darsi che ci voglia un concilio per riprenderli, e forse è vero, perché non sono problemi misteriosi, sono la riforma della curia romana. Cioè la curia nasce nel 1588 con un certo tipo di idea del mondo che è leggermente cambiata. Sono la gestione sul piano del magistero morale della possibilità della contraccezione ormonale, cioè della possibilità di sganciare sessualità e procreazione, affettività e procreazione. La sessualità è facile, lo difficile è affettività e procreazione. Sono la questione della liceità delle armi atomiche, una morale nuova della guerra. Sono la questione del sinodo, di un sinodo della Chiesa Cattolica, un sinodo permanente, non come sinodo dei vescovi che non può decidere nulla, ma di un sinodo vero, e la questione della forma del prete, del celibato ecclesiastico, dove il celibato, che è tutto tranne che un problema, è il segno di un cambiamento di questa questione del ministero. Cioè vale più l'Eucaristia o vale più la forma del ministero che conosciamo? Però questi 5 problemi, lui pensa di poter risolvere meglio da solo, e questi 5 problemi lo ammazzano,
Cioè, noi oggi, anche quelli che l'hanno vissuto con un'età più o meno adulta, facciamo difficoltà ad immaginarcelo, ma è la reazione all'umane vite di Paolo VI, cioè essere disubbidito da tutti per sempre. Cioè non è mica una roba da poco, perché tu dici faccio il Papa, dico fianco destro, una parte fa fianco destro e poi ne ho cinque che non fanno fianco destro, e pazienza, non posso neanche ammazzarli perché non fanno fianco destro, ne ho metà e metà, no, essere disubbidito da tutti sempre, ce n'è abbastanza per lasciarci le penne. La questione della curia, come si vede ancora oggi, l'unico salmo che non si canta mai in curia è quanto è bello, quanto è soave per i fratelli vivere insieme. Tutti gli altri si cantano, specialmente quelli del precatore, quelli mai, è vietato. E la questione del celibato e della figura del prete è il problema. La crisi della pedofilia, io su questo ho anche insistito un po' inutilmente, non è affatto una crisi del clero, non esiste il clero pedofilo. Esiste, però esistono gli odontoiatri pedofili, gli elettrauti pedofili, i panettieri pedofili, gli universitari pedofili, cioè quello non è mica un problema specifico della questione del clero. Lì la questione è quello di vescovi incapaci di fare il loro mestiere, che si comportano esattamente come si comportano tante donne che sanno delle cose irriferibili dei loro mariti, compagni, fidanzati e così via, e hanno paura e fanno finta di niente. Ma la questione del clero non è mica quella lì, non c'entra niente col celibato, quella zuppa lì. La questione è quella che nei seminari, dov'è la crescita del numero, e che i vescovi sanno fare un mestiere, non solo lo sanno fare dopo, ma lo sanno fare neanche prima, e lascia entrare nei seminari della gente che gli aveva detto: senti Tato, tu secondo me non vai bene per fare il prete, tu hai bisogno di un bravo psicologo, ma di uno bravo, bravo, bravo. È inutile che tu venga a cercare di nasconderti in seminario facendo finta di essere una persona normale, non sei normale, ti fai curare, ci si riesce, sai, poi fai una bella vita e te la passi. Invece li hanno presi perché pensavano di fare bella figura al Papa facendogli sfilare le sottanone davanti, come le vacche di Fanfani, no? Più sottane sventolano, più Papa è contento. E hanno imbarcato della gente che non andava imbarcata, perché non erano capaci. Però siamo ancora lì, non si vede un accidente di risposta rispetto a questo. E noi abbiamo il problema, forse non qui, ma in tante parti del mondo, dove si inventano delle specie di liturgie che non sono la messa perché uno recita l'anafora, ma non dice le parole della consacrazione, mia nonna. Così che non si possa dire che ha consacrato l'Eucaristia a un laico perché non va mica bene così, non va mica bene. Questo ha talmente tanto ammalato la Chiesa che oggi il magistero cattolico normale, quello dei vescovi, dei preti, è in grado di dire ai divorziati, di sposati: guardi, lei non può fare la comunione non è che sia poi così importante, le si vuole un gran bene lo stesso, sa signora. E poi che pazzesco, e che è il frutto di quell'idea lì, no? Di non riuscire a mettere l'Eucaristia prima del ministero e dell'accesso all'Eucaristia. Allora, questo per dire che Paolo VI, poveretto, si è trovato una bella gatta da pelare, e non è stato quello che ha risolto i problemi che poi ce l'ha lasciato aperto, e questa è una leggenda metropolitana che non ha fatto neanche bene a Paolo VI, che è stato molto cancellato dalla lista. A me fa molta impressione e anche un po' di sdegno il fatto che sia stato abolito il pastorale che Paolo VI si fece fare per la chiusura del Concilio. Questo io lo trovo un atto irriverente nei confronti dell'ultimo Papa del Concilio, e non è una cosa che non mi piace. Poi, la questione del pastorale, provo a ridirla meglio. Allora, ci sono due modi di intendere pastorale. Un modo è quello più comune nel linguaggio cattolico, che indica con pastorale una specie di livello basso e pratico delle cose. Sono le cose importanti, che sono teologiche o dogmatiche o dottrinali o così,
Le cose piccole sono questioni di carattere pastorale, questioncelle di carattere pastorale. Quando Papa Giovanni usa pastorale, lo usa invece in un senso totalmente diverso, cioè lo usa nel senso di un modo di dire la verità che sia coerente con la verità stessa. Perché, come tutta la storia della Chiesa sai, come tutti quanti sanno, e ci sono molti modi di dire la verità che sono contrari alla verità. Quella di Gesù è una verità mite, crocifissa e sanante. Se tu la usi per dar fuoco alle persone, non è un modo di difendere la verità coerente con la verità, quello lì. Allora, che questo sia accaduto non è che sia un problema di edulcorarlo, no? E di dire che l'hanno fatto ma andava bene. Se volete, il documento più ipocrita degli ultimi 200 anni è il documento di non revoca della condanna di Rosmini, che per beatificarlo, avendolo condannato 120 anni fa, c'era un problemino, no? Per beatificare un condannato. Però hanno fatto un documento per dire: Rosmini è stato condannato per dei motivi che allora erano giusti e adesso non sono più giusti. Però la condanna rimane e rimane anche la beatificazione. Ora no, non si fa così. Non si fa così. La verità cristiana pretende un minimo di trasparenza e di limpidezza e si dice: allora abbiamo difeso la verità con dei modi che non andavano bene. Perché non è quello di Rosmini, andava bene, poveretto. Non è quello di punto, ma quello lì è la questione importante. Per Roncalli questo si dice pastorale. E questo è molto significativo perché oggi, e vengo alla terza questione, secondo me è esattamente questo il punto. E cioè, a me colpisce molto vedere nella situazione attuale come ci siano delle opportunità, dicevo, di annuncio del Vangelo, ma non di propaganda della Chiesa, non per fare propaganda alla Chiesa, ma proprio di annuncio del Vangelo, cioè di far fare al Vangelo il suo mestiere, e che sono molto più alti di quelli di un tempo. E io mi domando, per esempio, la generazione giovane, no? Quella a cui nessuno il Vangelo gliel'ha dato, perché erano chiamati a fare la ola alle feste del Papa, eppure si sono dimenticati di loro, li hanno usati per fare i dei di qui, i dei di là, e poi li hanno rimandati a casa. Gli hanno insegnato questo patriottismo di movimento che confina tanto col fanatismo e di sicuro è dentro la ragione dell'ipocrisia. E tutta questa gente qua di cosa avrà fame quando gli viene fame, secondo voi? Avrà fame di Vangelo, bisogna che abbiano fame, no? E questa sarà, come diceva il Signore, messa in attesa di operai. Questa cosa che citavo prima, che a me colpisce moltissimo, la Chiesa Cattolica è l'unica religione sul pianeta Terra che ha un problema squisitamente cristiano, no? Come quello dei divorziati risposati. Perché voi siete pieni, in tutte quante le religioni, di gente che viene meno all'osservanza di un precetto costitutivo, no? Come quello della indissolubilità del matrimonio, che è un precetto della Chiesa Latina molto solido, molto consolidato e molto strutturato. Bene, dopo essere venuti meno a questo precetto, c'è una parte di questi che non vuole andare via dalla Chiesa. Non è che dice: io smetto di andare in sinagoga perché vado al bar sport, no? Smetto di andare in moschea perché mi ho scoperto la birra, smetto di fare il monaco tibetano perché voglio fare il venditore di auto usate. E gente che sperimenta una rottura rispetto ad un assetto importante di dottrina, conservando una sete del Vangelo. Vi viene in mente qualcosa di più cristiano di così? Ma no. Questo è tipicamente cristiano, cioè è una cosa che capita o nel cristianesimo o da nessuna parte, no? Allora, il grado di accoglienza di questo tipo di stanza oggi è
o modesto o paternalista o clandestino, no? Vabbè, finirà, le cose a un certo punto girano, niente rimane mai fermo lì. Ne parlavo un attimo prima, usando gli occhi buonissimi con Don Mirko, e il gruppo con cui lavoro io sta avviando una ricerca sul problema delle forme della vita cristiana in Africa. Secondo noi è molto interessante, non per fare dell'antropologia sui negretti, ma per capire delle cose di noi. Allora, il cristianesimo africano ha dentro oggi un'enorme potenzialità di accettazione disinibita della guarigione. No? Noi siamo illuministicamente inibiti rispetto alla guarigione. Beh, cioè, a me sono asmatico, insufflo delle bagagliette di cortisone che hanno un numerino quando finisce. Allora, quando finisce, io vado avanti per delle settimane a tirar su niente e mi passa l'asma. Perché? Perché il mio cervello sa com'è fatta quell'accidente di molecola cortisonica. E anche se io non la tiro su con i polmoni, il mio cervello la tira su e mi fa bene lo stesso. Sono un malato grave, ma nella testa, non nell'asma. Allora noi sappiamo fare questa cosa qua, ma noi non siamo in grado di offrire una consolazione curativa alle persone normali, non solo alle persone che hanno il cancro e vorrebbero non avere il cancro, diciamo un desiderio anche notevole, tutto sommato, ma soprattutto non siamo in grado di fornire una dimensione curativa rispetto alle ferite della vita, rispetto alle stanchezze del tirar su dei figli, rispetto alle stanchezze del portare la propria vita quotidiana, rispetto alla malattia dell'incertezza del domani, che è una delle malattie più terribili che si possano prendere, che oggi prendono in tanti, rispetto alla paura del domani. Allora questo secondo me è una cosa nella quale ci sono delle immense potenzialità per il Vangelo, che però cosa richiedono? Richiedono un'esperienza di comunità vive e palpitanti. Richiedono un'esperienza di comunità vive e questo è la cosa nella quale oggi il modello ridentino paradossalmente soffre di più. Perché noi comunichiamo, senz'altro lo comunichiamo, non ne vedo, quindi lo posso dire con sicurezza, ma ci sono degli under 18, credo, la sensazione che noi diamo ai ragazzi è quella che il cristianesimo vuol dire intrupparsi in un movimento, oppure esserci intruppati prima e allora puoi anche stare in una parrocchia. È un messaggio devastante questo, un messaggio devastante. Cioè la differenza fra un'esperienza di vita comunitaria parrocchiale e un'esperienza di vita comunitaria movimentista non è una differenza, come dire, di stile, canora, di uso dell'ultima settimana di agosto, di quantità di citazioni del Papa, della letteratura grigia, dell'organizzazione, e la questione di che cosa c'è al centro. Nel tessuto di una comunità parrocchiale al centro c'è la messa. Se vi mettono del plutonio sotto l'altare e non potete più andare a messa in una parrocchia, la comunità cristiana è già finito. Perché o è eucaristica o non c'è. Punto. Se in un movimento mettete il plutonio sotto l'altare ma distribuite dei DVD del fondatore, vanno avanti 100 anni senza accorgersene. Finché non gli dite stop, vanno avanti tranquilli. Allora, alla nuova generazione il problema principale da comunicare è quello di che cosa è l'esperienza di una comunità cristiana viva dove la gente non si è scelta. Perché a fare la comunità cristiana con la gente che mi sono scelto, non dico che sono capaci tutti, però sono capaci in tanti.
sono capaci in tanti. È una dimensione che c'è nella vita cristiana, quella lì, ha anche un suo dinamismo. La vita religiosa, le sorelle lo sanno, è fatta in tante tradizioni di comunità dove alcuni o alcune vogliono stare fra di loro e diventano un'altra cosa, o alcuni e alcune vogliono stare fra di loro e diventano un'altra cosa. Ancora il francescanesimo ha fatto più figli di Salomone con quella maniera lì. E questo va benissimo, ma non può essere l'unica proposta che arriva ai ragazzi. A me adesso sono passate 10:30, quindi c'è indulgenza plenaria e possiamo vedere quello che ci fa. E allora, in questo momento, i toni del Mediterraneo stanno mangiando esseri umani. In questo momento ci sono un tot di tonni che si stanno mangiando gli esseri umani. Vi pare possibile che non si sia sentito dire una parolina? Non dico tante paroline, tutte intelligenti, una parolina. Quello di dire, sapete una cosa, al cristianesimo, l'idea che i tonni si mangiano gli esseri umani, non gli va giù. Saranno rifugiati, saranno clandestini, cazzo ne so io. Sono figli di Dio o no? E mica fate un cammello a quelli lì. Cioè, una donna che monta su un gommone con la pancia. Ma cosa avete letto a Natale? La carriera dello sport? Cioè di sua amica quella roba lì? Di un'incinta che va in giro? Cosa vi viene in mente? Allora, l'idea di una completa mondanizzazione dei sentimenti cristiani che non riescono a trovare il punto di differenza rispetto al resto, cosa volete mai che dica a una generazione giovane? Proprio vista l'ora, un paio di interventi, perché questa è la differenza cristiana del mondo di un pedagogico prete un po' di loco. In effetti, spiaceva combinare questo finale, però l'idea che mi sono fatto è che col Concilio di Trento sono stati in grado di usare degli strumenti, no? Il seminario, per quel prete che diceva appunto da Panda Torch, ci ha messo qualche centinaia d'anni. Ho l'impressione che oggi ci manchi o un riformatore al San Carlo o qualcun altro, ma di fatto non abbiamo gli strumenti, cioè abbiamo quindi i documenti, ma poi non, ripeto, è tutto ancora come prima. Adesso io non ce l'ho con la parrocchia, per carità. Ma sì, no, la parrocchia è tipico strumento dopo che ci sono i tempi, che devo dire. Ma non si può dire diventiamo missionari e poi abbiamo ancora gli stessi strumenti precedenti. Ultimissima domanda. Ultimissima domanda, vediamo se la signora dire il nome. Il concilio che hanno applicato i laici. Non è che voleva anche annunciare una specie di laici come gerarchia possono affrontare i problemi in un momento storico come questo, dove ci sono dei problemi gravissimi, gente senza lavoro, gente senza casa, perché non possiamo parlare alla pari quando siamo nei consigli pastorali, per esempio? Questa seconda domanda basta, dai, dunque chiudiamo, dai, dopo. No, ce n'è ancora una. Ultimissima domanda ancora, poi lo leggiamo, gli ho messo i libri, darò che abbiamo alcuni libri con i suoi articoli su questi argomenti. Basta due cose, poi andiamo. Va bene. Allora, parto dalla seconda che è più facile. Grazie. Dunque, la comunione è molto più della democrazia. Se mi proponessero la democrazia nella Chiesa, io personalmente voterei contro, perché la democrazia è molto poco. La democrazia è come la monarchia per il papato, cioè può essere
un riferimento generale del modo di consultarsi, del modo di raggiungere decisioni e così via, ma alla fine costituisce come tale una cosa estrinseca rispetto alla ragione alle ragioni della comunione, che sono ragioni infinitamente più profonde e che sono delle ragioni di tipo sacramentale. La democrazia non la può scegliere, allargare o restringere. E la comunione no, è un bene dato, unico e indivisibile. Dopodiché è sulla quantità di coinvolgimento dei laici nella vita pastorale, io ci metterei qualche piccolo elemento di differenza. Allora, io sono del partito dell'anonimo normanno, che nell'undicesimo secolo diceva che laicus est nomen ignominie, il laico è un nome di ignominia, perché quella che c'è sono i chierici e poi ci sono i laici. I chierici comandano, i laici sono i sudditi. Non a caso il Concilio ha usato molto volentieri l'espressione dei battezzati, e il codice di diritto canonico nuovo usa questa strana espressione dei Christi Fideles, dove Christi Fideles sono anche, dovrebbero essere anche, i preti e i vescovi. E il problema del coinvolgimento di tutti nella vita pastorale, qui vengo sulla seconda questione, è esattamente il punto degli strumenti. È un'opinione che vale niente la mia. Io sono convinto che il problema dello strumento non sia lo strumento della forma territoriale della comunità, quella parrocchiale, ma che il problema dello strumento da innovare sia esattamente il punto della sinodalità, cioè di una pratica di vita cristiana che sia realmente sinodale, dove sinodale vuol dire due cose, per come lo sto usando adesso. Cioè, sinodale vuol dire un po' la cosa che diceva la signora, no? Cioè una dimensione partecipativa più alta, ma vuol dire, e a me verrebbe da dire anche soprattutto, però questo può darsi che sia solo una nostalgia personale o sentimentalismo mio, ma vuole anche dire avere la sensazione di fare insieme un cammino. Cioè la cosa in cui la forma della parrocchialità post-tridentino ottocentesca oggi mi sembra del tutto insufficiente è quello che l'idea della parrocchia tridentina è quella che c'è la parrocchia di San Cheneso, no? Nella parrocchia di San Cheneso vengono erogati dei servizi pastorali, nel senso basso del termine, no? I sacramenti annessi e connessi. Io partecipo alla vita parrocchiale, prendo i sacramenti, pago il dovuto in termini di soldi, in termini di presenza, in termini di militanza, no? Cioè io c'è un do un des molto chiaro, equo, tu mi dai delle cose, io ti do delle cose, paghi come prima. Ma la cosa che abbiamo bisogno noi oggi è quello di un cammino sinodale in cui la comunità sia consapevole di fare un cammino nel tempo. Cioè che non è che la comunità oggi è come oggi e domani sarà come era oggi. No, la comunità domani sarà diversa perché sarà cresciuta nella fede. Noi questo siamo in grado di vederlo quando vediamo per esempio piccole esperienze monastiche, no? O di vita religiosa e così via, dove tu vedi nel crescere dell'età della fondatrice, dei fondatori della comunità, e no, vedi nel mutare della loro fisionomia il mutare della fisionomia spirituale che cresce, no? E hai questa sensazione che in questo tipo di comunità ci sia una specie di percorso per cui all'inizio ci sono le ingenuità, gli entusiasmi della giovinezza, poi ci sono le stanchezze della vita meridiana, poi c'è la saggezza della canizie che arriva, poi ci sono i grandi pericoli
no? La cosa che noi oggi non riusciamo ad avere nella vita comunitaria parrocchiale e nella vita comunitaria diocesana è il senso di un cammino, no? Cioè io entro in un'esperienza cristiana e non è che troverò per tutta la vita lo stesso tipo di prodotto, no? Come una specie di telenovela cristiana, dove alla fine sono sempre quelle due o tre cose che girano. Ma però la cosa che mi diverte e mi rincuora è esattamente questa identità perpetua del sé con sé, no? Che rotola in avanti. Ma l'idea è che in un cammino di vita cristiana ci sono delle cose che abbiamo fatto ieri e oggi, guardandoci nelle palle degli occhi, possiamo serenamente dire che era proprio sbagliato. A pensarci adesso, ieri no perché non siamo in grado di vederlo, ma insomma che la cosa che abbiamo fatto 10 anni fa in questa comunità, a pensarci oggi, era proprio stupidata. Bisognava fare in un modo tutto diverso. Però, dato che ci parliamo nella luce della fede, questo non serve a fare un cambio di maggioranza del consiglio pastorale, okay? Ma serve a noi comunque a una comunità per dire: vedi però che siamo anche, no? Divine l'occhio come le genti crescono, che a forza di leggere il Vangelo e tagli, 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 abbiamo capito qualche cosa che prima non capivamo. E questo secondo me è uno dei grandi punti e nodi dai quali bisogna uscire. Ma direi con questa finale sulla fine sinodale e del cammino, proprio sono due parole eccezionali da portare avanti. Grazie di cuore professor Belloni, ci vediamo lunedì prossimo con un grande teologo di Torino. Grazie a tutti.